giorni stanno passando seguendo la routine che è propria della vita di montagna. Ma sei impazzita? No, guardi, c'ho anche due schiaffi. Fila, vai dentro, fila! Prendila qui, glielo dici con calma però. Vieni qua. Te l'ho detto, non si deve usare quelle forche lì. Ma lo sai che se cadi te lo infilzi nella pancia si muore? Mi sembra che mi prenda in giro. Ma guarda che roba. Ma che ha fatto? Cosa ha spaccato? Ma ti sembra che la mamma l'abbia fatto per farti un rimprovero o per farti del bene a dirti una cosa così? Mamma! E allora cosa si dice quando la mamma ti fa del bene? Ho capito, mamma, grazie. Perché la mamma non lo dice per farti un dispetto. Grazie. Il lavoro che devo fare in questa casa è improntato essenzialmente sulla gratitudine reciproca. In una famiglia è la base di partenza per una serenità familiare. Il tutto si può riassumere nella semplicissima parola grazie. Ma basta! Vi ho detto di scendere, che non è roba per voi questa qua, scendere. Si comincia a mungere. Ascoltare e ubbidire. E uno stacca, l'altro per fare il secchio e io adesso arrivo. Ma bisogna che aiuto la mano. Tieni anche con la mano. Brava, la mia futura fattrice. Francesca mi sembra più serena nel continuare il suo lavoro e nel coinvolgimento con le bambine. Ha un atteggiamento un pochino più costruttivo e più dolce e anche le bambine ascoltano di più. L'insegnamento che mi ha dato è di parlare con loro con calma, perché con la calma risolvi tutto. Di mangiare? Aiutatemi a apparecchiare che intanto metto sulle cose. No! Signorina, vuole mangiare stasera lei? Sì. Allora mi aiuta a apparecchiare? No. Arrangiati, non mangio. Dai, su. Greta, aiutami te stasera, dai. No. Però visto che ce n'è sempre una che vuol fare una no, dividi i compiti. A una dai una cosa da fare, all'altra ne dai un'altra. Così ognuno fa la sua. Allora, Giada, Greta mette i piatti, Giada devi mettere i bicchieri. Poi Giada potresti andare dalla mamma e dire: mamma, abbiamo finito, hai bisogno di qualcos'altro? Vai a chiederglielo. Mamma, hai bisogno di qualcos'altro? Guarda, sono parte le cotolette, prendile da. E tu dovresti dirle grazie, però. Grazie. Prendi le cotolette che sono pronte. Ok. No, sotto no. Mangiamo tutti. Il discorso del grazie è una cosa che ignoravamo un po' tutti. Invece sentirsi dire grazie oppure dire grazie rende l'altra persona gratificata. Grazie, Giada. Prego, buona. È una soddisfazione anche per le bambine, le inciti anche di più, sono contenti, insomma. Dai, che me un po' di salsinarolo. Mi dici darti grazie? Sì, è vero, grazie, Greta. Sono più brave loro di me a ricordarmi le cose. Ho avuto un'idea. Andiamo tutti fuori a mangiare, fuori a pranzo. Siete contente? Tanto. Sono molto contenta del coinvolgimento anche emotivo di Mirko, che ha deciso di rinunciare ad un suo turno sul camion per poter stare un po' di più con la famiglia e addirittura portare tutti fuori a pranzo.
l'idea che ha avuto Mirko è stata molto, molto, molto bella. Oggi ho avuto un'idea, quella del pranzo, perché non ci troviamo mai, che andiamo mai fuori noi. Sì! Andiamo fuori più spesso? Sì! Forse più sentita, dal fatto che comunque succede poco e si sente di più, lo senti più. Magari se mi portassi fuori tutte le sere forse non ci farei neanche più caso. E invece così è stato proprio gustato tutto. È stata una bella cosa. Il lavoro di questa settimana è stato molto intenso sia per me che per la famiglia. Però sia Francesca che Mirko e anche le bambine si sono dimostrati disponibili, quasi anche loro avessero voglia di sviscerare certi sentimenti. 7 giorni sono passati, il mio lavoro qui è finito, è arrivato il momento di salutarci. Bellissimi siete, però adesso vi devo salutare. Allora, io vi lascio una lettera che leggerete quando io me ne sarò andata, così vi rimane come ricordo. Mi dai un bacino? Ciao bellissima. Ciao. Ciao. Ciao, ciao cara. Ciao Lucia. Grazie. Mi raccomando, eh. Grazie ancora. Grazie Mirko. Ciao. Cari Francesca e Mirko, Giada e Greta, sì, anch'io vi devo ringraziare. Mi capita spesso di vedere famiglie dove grandi bambini non riescono ad apprezzare quello che hanno e sono sempre stanchi e delusi. Voi ancora, più di 5 anni fa, mi siete apparsi soddisfatti del grande sacrificio che state facendo per realizzarvi proprio qui in questa terra che è sì bella, generosa, ma anche un po' scontrosa, come quando fa freddo, piove o nevica. Ma il vostro cuore è caldo, come la stufa della cucina. Lasciate che scaldi ancora di più. Io sono già fuori al freddo. Ma vi ho nella mente e nel cuore. Fate ancora qualcosa per me. Alzatevi in piedi e fate un giro tondo. Prendetevi per mano, datevi un bacio. E guardandovi con affetto, riconoscetevi tutti come persone molto importanti per la vostra felicità. E ditevi in coro un bel grazie. Un caldo abbraccio dalla tata Lucia. Grazie. Grazie.